Ok ragazzi, ho finito di imbottigliare. Ecco qua il risultato, un idromele abbastanza dal colore caratteristico. E ciao a tutti colleghi apicoltori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mercoledì 26 ottobre e sto andando a effettuare il travaso di pulizia dei sedimenti dell'idromele col polline. Vi rimando qua ai precedenti video dove vi mostro la preparazione. Adesso, come dicevo nello scorso video, andrò a farci un travaso. Successivamente lo dividerò in due lotti, esattamente a metà, che seguiranno due strade diverse per andare a vedere i risultati e vedere un po', diciamo, delle cose nuove, ecco. Questo ha passato circa 4 giorni in frigo, ha passato 4 giorni in frigo a una temperatura abbastanza bassa e come vedete si è sedimentato tutto quello che si poteva sedimentare. Più di così non viene chiaro, come sospettavo, perché comunque il polline è abbastanza farinoso e non verrà mai limpido, bisognerebbe usare la bentonite, ma ancora per questi momenti io non la voglio utilizzare. Questo rimarrà così anche perché, siccome c'è polline, ha senso che rimanga torbido. Adesso, qua abbiamo del miele di amorfa, qua abbiamo il mio travasatore, dove vi rimando qua al video dove lo costruisco, e proseguiamo. Ok ragazzi, sto filtrando, cioè sto travasando. Il sistema funziona, c'è questa piccola goccia che purtroppo non sono riuscito a tappare, pensavo che bastava allargare un pochino il tubo col calore, così si adattava meglio all'alloggio, ma non è bastato. Adesso qua dentro c'è il tubo proprio sul fondo, così verrà riempito dal fondo. Adesso questa non ha ancora una bassa temperatura, perciò piano piano adesso si acclimaterà prima di inoculare l'altro miele. Allora ragazzi, siamo nel bel pezzo del travaso, direi che siamo a un quinto, stavo dicendo un terzo. Comunque, lo sto annusando ragazzi e non potete capire la familiarità dell'odore con la birra. L'odore, ma vi giuro, è identica a una buona birra bionda ghiacciata. Assurdo ragazzi, però col sentore comunque è dolciastro. È assurdo ragazzi, veramente assurdo. È identica, ma identica con l'odore di una birra. Pazzesco. Pazzesco. Ok ragazzi, travaso effettuato, ho diviso più o meno a metà il mosto. Qua ci lascio i sedimenti perché adesso lo capirete. Allora, questi seguiranno due strade molto diverse. Come possiamo ben vedere, il colore si presenta anche diverso perché qui sulle pareti ho visto che c'era molto sedimento di polline e già nel travaso si è schiarito abbastanza, come possiamo vedere. Adesso ho preparato del miele di amorfa semplicemente perché ce l'avevo lì, però sono anche curioso di vedere le proprietà che mi dà l'idromele perché al gusto è abbastanza carico di glucosio, devo dire, fruttosio, e credo possa essere perfetto come ingrediente da usare in un idromele. Adesso ho usato questo perché ce l'avevo, però vediamo come si presenterà. Allora, questa qua sono praticamente metà acqua, metà miele, 30 grammi ciascuno di questa soluzione, andranno divisi in questi due lotti. Questo qui, ragazzi, ci effettuerò un priming, ovvero lo carbonizzerò, eseguirò una carbonatazione. Ci aggiungerò questo miele qua, questa soluzione di acqua e miele, che praticamente non sono fermentati. E questo ragazzi lo imbottiglierò subito. Cosa succederà? Praticamente che il lievito mangerà il lievito che pian piano si riabituerà alla temperatura, inizierà a rilavorare lì qui dentro, perché qua dentro ragazzi ci sarà sicuro c'è ancora un po' di lievito,
E sarà elaborato, sarà un lievito molto interessante perché avrà sviluppato praticamente un sistema per adattarsi a questo mostro, perciò gli zuccheri se li mangerà tutti questi, però essendo nella bottiglia praticamente diventerà frizzante perché la CO2 verrà intrappolata nella bottiglia, le mie bottiglie sono apposta perché le avevo comprate con l'obiettivo anche di poter fare una carbonatazione. E la farò, perciò qua ci effettuerò un priming, aggiungerò dell'acqua e miele e imbottiglio subito e dopo lascio continuare il processo nella bottiglia. Invece qui eseguirò una tecnica interessante che si usa nel vino, ovvero una volta aggiunta questa soluzione agiterò tutto questo sedimento, ovvero lo riporto ancora, lo agito per farlo alzare tutto e farlo rilavorare. Questa tecnica si chiama betonage, si usa in alcuni vini perché non lo so, diciamo dà delle caratteristiche interessanti al vino. Io voglio provarla a farlo in questo lotto di idromele qua, super sperimentale col polline, e userò questo, e questo qua lo aggiungo ragazzi, e lo faccio però gli faccio un back sweeting, ovvero ritorno di dolcezza, lo ridolcifico perché adesso qua non c'è zero dolce, il lievito si è mangiato tutto, lo ridolcifico, ovvero back sweeting, però lo lascio rifermentare un'altra volta, ok? E quando all'assaggio, perché non voglio fargli mangiare tutto questo lievito, e quando all'assaggio mi soddisferà il livello di dolcezza che avrà, fermerò la fermentazione come con questo estratto di propoli qua. Qua è a propoli a macerare in alcol etilico. Aggiungerò questa soluzione al mosto e in questa maniera qua andrò a uccidere tutti i lieviti, non per merito dell'alcol etilico, ma della propoli, perché è un potente antisettico e mi uccide tutti i lieviti, mi ucciderà tutti i lieviti. Perciò dopo lascerò ridepositare il lievito e andrò a imbottigliare. Adesso si può procedere. Ok, adesso verserò questa soluzione di miele di amorfa e acqua qui dentro. Ed ecco fatto il back sweeting. Adesso ho fatto un cold crush, ho lasciato depositare per molto. E adesso andiamo a effettuare un bel betonaggio. Vi faccio vedere. Ok, adesso prima che questo mosto inizi a rilavorare ci vorrà qualche giorno perché adesso il lievito deve ovviamente ritornare attivo perché è stato inattivo per qualche giorno siccome l'ho messo a una bassa temperatura. Ci metterà un attimo, però quando si sveglierà si troverà cibo a sufficienza per farsi un'altra bella pappata. Adesso questa tecnica si usa nel vino, però io sto facendo un idromele sperimentale simile alla birra. Ecco, prima l'hanno usato ragazzi e somigliava praticamente alla birra. Però qual è l'odore della birra? Il lievito. Senti molto lievito, perciò sono arrivato alla conclusione che è simile alla birra perché probabilmente avendo poco miele si sente un po' tanto il lievito che non ha lavorato e comunque l'alcol presente non riesce a stabilizzare un buon idromele come quello un po' più alcolico, dove ha tanta sostanza alcolica dell'idromele riesce a assorbire il sapore dell'odore un po' quello del lievito, la birra, no? Perché non ha quella potenza.
Questo adesso lo mettiamo qui. Adesso abbiamo qui invece l'altra metà di idromela. Come possiamo vedere è davvero pulito. Qua non ci sarà probabilmente sedimento. Molto molto chiaro. Alla vista sembra un prodotto molto fresco. Adesso farò una bonifichina all'impianto questo e qua ci adatterò, no, dov'è? Qui ci adatterò la cannetta per riempire le bottiglie, così dopo sono pronto per un bel priming. Ok. Allora, qua c'è un po' più di soluzione, gli altri erano 30 grammi, questi sono 33. No, allora gli altri erano, credo, 30 o 31 perché erano 59. Ok, pronti a versare. Per fare un bel priming. Adesso è importante, ragazzi, queste quantità non sono quantità a casaccio, sono quantità abbastanza giuste più o meno. Perché? Perché non voglio rischiare che mi esplodano le bottiglie, perché se si aggiunge troppo materiale fermentiscibile all'interno di una bottiglia che dopo andremo a sigillare ermeticamente, se c'è troppa pressione la bottiglia esplode. Perciò usare bottiglie con la giusta pressione, bisogna fare dei calcoli, guardare il volume di CO2, quanto zucchero a lievito qua dentro da mangiare e calcolare bene, stare un po' sotto le quantità per mettere in conto eventuali errori di calcolo, eccetera. Io sono stato abbastanza sotto e dovrebbe venire un idromele leggermente frizzantino o mediamente frizzante, ecco, se proprio mi sono sbagliato. Adesso cerco di non farlo ossigenare tanto, ma con una mano solo è un po' difficile. Allora, qui vi ricordo che è ancora molto molto freddo, però ecco, mi aiuterà adesso perché almeno i lieviti non partono, che io devo ancora imbottigliarlo. Adesso collego l'impianto di travaso, ma in questo caso qua ci faccio una leggera modifica. Ok, e dall'altra parte qua ci ho fatto un raccordo che terrò sempre su, ma perché ce l'ho fatto? Perché così questo qui, dove c'è qua il raccordo tra tubicino piccolo e tubo grosso, qui c'è una parte un po' più spessa, ovviamente, che si forma per forza, e mi serve perché io questa parte qua che va qua nel riempitore, questo riempitore, adesso vi farò vedere, questa parte qua la faccio andare dentro un po' a forza tirando. Ok, e dopo questa la collego qui e così tutto l'impianto è a tenuta stagna. Perfetto. Adesso si può riempire. Prendo le bottiglie. Ok, ho azionato la pompa, perciò adesso si è creata depressione. Adesso da qui non esce niente ancora, però se io aziono, si è alzato il tubo però. Dai, per la prima prova dovrebbe funzionare. Adesso clicco. Ok, sta scendendo.
Perfetto. La bottiglia si sta riempiendo. Praticamente quella molla che vi ho fatto vedere prima, serve perché quando viene cliccata sul fondo della bottiglia, lascia andare il liquido che c'è nel tubo. Quando invece viene alzata, automaticamente il flusso si interrompe e serve per far restare il liquido meno a contatto con l'aria possibile. In questa maniera qua, riempiendo dal fondo della bottiglia, l'unica parte del liquido che rimane a contatto con l'aria è quella superficiale. Ok, ci vediamo tra poco quando avrò finito di imbottigliare. Ok ragazzi, ho finito di imbottigliare. Ecco qua il risultato, un idromele abbastanza dal colore caratteristico. Allora, il bello di quel riempitore a fondo è che ti permette praticamente di arrivare qua al bordo. Una volta che lo tiri fuori, il livello del liquido si abbassa e in questo modo sai esattamente il livello, hai esattamente le bottiglie tutte allo stesso livello, bellissimo, guardate qua. Questa è la mia produzione. Allora l'ho assaggiato, molto buono. Adesso avendoci rimesso il miele abbastanza buono, devo dire. Si potrebbe anche far fermare qua, ma dato che è molto simile alla birra, ci manca solo la carbonazione della birra per dopo essere a posto. Adesso vediamo come sarà. Credo di essere stato abbastanza molto leggero con i dosaggi del miele, perciò non verrà tanto frizzante. La lascerò riposare in un posto abbastanza protetto e le bottiglie distanziate, perché metti il caso che esplodano, almeno non fanno troppo danno. Perciò distanziate in un posto a sé, non lì dentro nella sauna come al solito. E basta, le lascerò riposare per 2 settimane e dopo proverò a fare il primo assaggio di questa. Adesso qui dentro sistemato un po' tutto ed ecco qua l'altro batch, l'altra metà di idromele, ritornata molto 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 torbida, colore però diverso dalla prima volta che l'ho fatto, però posso vedere che già si è sedimentata tanta roba. Adesso, forse sono stato un po' basso nei dosaggi, in questo caso secondo me dovrei anche raddoppiare, perché in quel caso va bene che devo farlo rifermentare in bottiglia, ma per un backsweeting come in questo caso forse dovevo aumentare un po'. Vedrò nei prossimi giorni quando andrò a effettuare degli assaggi, perché questo lo tengo assaggiato, perché voglio che vada a gusto, e dopo un bel estratto di propoli per fermare la fermentazione. Qua adesso si sta sciogliendo, ci vorrà ancora un qualche giorno. E come possiamo vedere è già attivo il gorgogliatore. Ok ragazzi, adesso questo video non so cosa ci farò. Forse lo monterò con l'altra parte perché quando avrò tutto finito e così, non lo so ancora. Ah, cosa importantissima ragazzi. Ho comprato gli ingredienti per fare un idromele misto molto più simile alla birra, in questo senso si chiama un bragù, praticamente è un mix tra idromele e birra, però più vero. Anche in questo caso lo voglio fare un po' speciale con delle modifiche dei due ingredienti abbastanza speciali, vi dico solo melassa, sciroppo d'acero e malto d'orzo e basta, ma tutto questo nel prossimo video. Eccoci ragazzi, allora oggi è lunedì 7 novembre, è passata qualche settimana e voglio farvi un po' di aggiornamenti. Partiamo con questo che mi avevate visto metterci le gabbiette per non farlo, non far uscire il tappo come gli spumanti. Ecco, allora, come dicevo nel precedente video, ero stato molto leggero con il miele e infatti sono stato davvero leggero, non c'è il minimo segno di rifermentazione, perciò questo qua
praticamente non è per niente carbonizzato, non è frizzante, è proprio zero. Dovevo aggiungere molto più miele, almeno 12 grammi a litro, ma forse anche 15 grammi a litro per avere un qualcosina di fermentazione, perché così proprio non ne ho avuto, purtroppo. È buonissimo, perché appunto io il gusto mi piaceva, solo che le volevo un po' più frizzante, un po' frizzante, ma non sono riuscito ad averlo. Sarà importante saperlo però per le prossime volte che magari ci riproverò. Per ora non sono riuscito, mi fermerò qua, comunque non provo a farlo rifermentare perché ho imbottigliato le bottiglie, questi tappi sono davvero difficili da far venire giù. Anche voi ragazzi, se volete prendere delle bottiglie per iniziare a fare idromele, cercate tappi un po' più comodi da togliere, perché questi qua a fungo sono davvero difficili. O fate dei prodotti che sono un po' carbonizzati per cercare un minimo di pressione che ti aiutano a far uscire il tappo, perché se no, se è un prodotto secco come il mio, come la maggior parte delle idromeli che produco, che sono secchi, il tappo non esce. Cioè, difficilissimo, vi spaccate le mani. Ad ogni modo, simile alla birra, l'avevamo già detto, simile alla birra, un buon gusto, molto secco, soprattutto fermo, e basta, questo non c'è tanto da dire. Passiamo invece all'otto, che era ancora nella dama da 5 litri, che è questo. Mi sono tutte segnato le bottiglie per riconoscerle. Comunque, questo l'ho imbottigliato. Quando è che l'ho imbottigliato? Ci ho fatto il video? Sì, ci ho fatto il video, non mi ricordo. Sì, ci ho fatto il video. Comunque, questo l'ho imbottigliato. Adesso non so quando uscirà questo video e l'altro video quando è che. Non lo so, non mi ricordo, un casino, è tardi e sono stanco. Comunque, questo l'ho imbottigliato e avevo. Per alcuni giorni ho applicato il bétonnage, ovvero il bâtonnage, non so, praticamente a riportare in movimento tutti i sedimenti per una volta al giorno, per qualche giorno ho applicato questa tecnica e devo dire il risultato non è male. Comunque, qui ci ho aggiunto un estratto di propoli che ha donato al tutto un gusto davvero particolare. Ci ho aggiunto circa 10 ml di estratto per 2,5 litri di prodotto, 2,5 litri di mosto, per fermarlo. Una volta che si aggiunge la propoli vi uccide tutti i lieviti, perciò quando il prodotto proprio non volevo che andasse oltre, mi piaceva così, l'ho fermato. Qua sono sicuro che non c'è più il lievito vivo e basta, ci ho aggiunto la propoli. Dovrà ancora lavorare perché l'ho assaggiato quando l'ho imbottigliato qualche giorno fa e dovrà ancora lavorare un pochino perché si sente che è freschino quella cosa della propoli, perché gli ha dato un po' una botta, perciò deve un po' assestarsi il tutto, però già così sento davvero un buon gusto aromatico che ha donato la propoli a questo idromele, e è davvero interessante. Questo è uscito, direi che è uscito come volevo, però una cosa è che quando ho fatto prima di aggiungerci la propoli, ragazzi, anche qua come dicevo nel video, dopo alcuni giorni, quando ho fatto il back sweating, sono andato ad aggiungere altro miele, una miscela di 50 grammi di miele e 50 di acqua ulteriori a quelli che avevo già aggiunto, perché non si muoveva, il gorgogliatore non mangiava, è come se gliel'avessi messo ma non erano abbastanza, e forse è anche il motivo per questo che non mi ha rifermentato in bottiglia, questo erano troppo pochi. Difatti dopo questo, quando li ho aggiunti, ha iniziato a fermentare, devo dire velocissima fermentazione, perché comunque dopo un po' i lieviti si adattano al miele, lo mangiano sempre più velocemente, e si potrebbe verificare anche il caso che se esegui dei back sweating più e più volte costanti durante il tempo,
Gli lieviti si adattano sempre di più alla gradazione e man mano la resistenza alcolica del lievito sale sempre di più fino ad avere degli idromeli abbastanza corposi, cioè di alte gradazioni alcoliche, che raggiungono alte gradazioni alcoliche. E basta, io comunque ho riaggiunto, ho lasciato lavorare il lievito fino a portarlo, mi è arrivato comunque fino a un prodotto secco perché non ho fatto in tempo a fermarlo prima, volevo un prodotto un po' più dolce, ma non ho fatto in tempo a fermarlo perché il lievito ha lavorato subitissimo e sono arrivato lungo e praticamente aveva già finito la fermentazione, l'idromiele era ritornato secco, perciò questo è un po' più alcolico, però con un leggero aroma di propoli, buonissimo. Ok, adesso davvero ho detto tutto? Spero proprio di sì. Ok ragazzi, un altro video finisce qua. Un bel commento qua sotto per qualsiasi cosa, anche un bel like se vi può far piacere, se vi fa piacere. E ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale, ragazzi, attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!